Allora, velocissimo, visto che ti abbiamo anche fatto aspettare un pochino, raccontaci come mai a Tunisi c'è un Roma Club, perché non ci sono gli italiani, siete tutti del luogo, siete tutti nel posto. Intanto perché? Perché non si può spiegare l'amore verso la Roma, quindi è la Roma, e la Roma è basta. Per quanto riguarda noi, gli italiani che vivono in Tunisia, lavorano qua, quindi ci sono alcuni italiani, quindi per come mai noi seguiamo la Roma da tantissimo tempo, da quando avevo 15 anni, ho studiato, ho fatto gli studi, ho cercato di guardare per capire l'italiano per seguire la Roma. Parla di vino oppure senti, qui dovrebbe intervenire il VAR, di non parlare tunisino per non si capisce. Slim, quanti siete nel vostro club? Adesso quarantina, il nostro club da quasi 3 anni adesso, siamo quarantina di persone. Ok, allora guarda Slim, innanzitutto ci ha fatto molto piacere avere questa tua partecipazione, però questa sera adesso sta per partire una musica. Amore Giallorosso ti vuole fare un omaggio con una danza tipica del tuo paese, che ce la presenta la nostra amica Federica Princess Cherasade. Adesso questa è dedicata a te e a tutti gli amici del Roma Club Tunisi. Allora, volevo presentarvi Federica Princess Cherasade. Grazie Federica. Vuoi fare un saluto a Slim? Salam alaikum. Salam alaikum. Ana ismi Cherasade. Gelato. Ana. Gelato. Il microfono. Grazie. Scusa. Afwan. Chiuso. Voilà, no, funziona. Non è chiuso. Te sbaglia la chire, fitunzi. Salam. Salam. E fitunzella? Le. Ana italieton. Ana dirà su Takfin e l'Arabia. Rax le Shabi. Rax fitunzi. Rax fi Maghreb. Hana hub Takfin e l'Arabia. Ciò per i complimenti per la danza, perché non è facile quella danza. Ci racconti anche lui, hai detto? Allora, il folklore tunisino, io ho fatto un pezzettino, però in realtà loro hanno un patrimonio culturale di danze etniche. Sì. E io ho fatto quello più generico, però ci sono tantissime danze, scusate. E amo la cultura araba, mi sono da sempre dedicata allo studio, e ogni paese arabo ha la sua danza.
Federica, tu sei anche presidente dell'associazione Princess Shahrazad. Chi vuole venire a lezione da te, perché tu sei maestra di danza orientale, dove ti può trovare? Allora, la sede si trova a Roma Tor Vergata e i miei corsi sono attivi dal lunedì al venerdì. Ci sono tantissime iniziative, laboratori, spettacoli, eventi dedicati soprattutto alla danza araba. Mi trovate a via Giovanni Silvestri 56 presso Associazione Culturale Princess Shahrazad. Grazie Federica e complimenti. Se vieni in Tunisia ti inviteremo al Festival della Danza. Che detto? Allora io ringrazio anche Roma Club Tunisi, certo. Tunisi è un mio grande amore e ti salutiamo, ti ringraziamo, ti aspettiamo a Roma quando viene a vedere, quando viene all'Olimpico, quando viene a vedere la Roma, ci viene a trovare in studio, va bene? Va bene, vorrei dare un saluto al signor Giorgio Lamberti, ex direttore di Roma Channel. Giorgio Martino che è qui, ti saluta al direttore. Ciao. Un saluto, ciao, grazie. Giorgio, grazie Federico. Marco, ti posso chiedere di fare per un attimo, il valletto, però di portare il microfono a Paolo Valente, che lo volevamo sentire. C'è il VAR nel frattempo, vai con il coso. Vai. C'è questo spostamento tramite certo. I potenti mezzi della nostra emittente con Google Translate. Abbiamo tradotto la conversazione. Io speravo che la facesse Marco in realtà, tunisino tra l'artista e Roma Club, e hanno detto: ti rendi conto a chi fanno condurre sta trasmissione? Ecco, è questa la cosa in tunisino. Paolo Valente, SPQR, Roma Club SPQR.